So may hapon sa tanan, nami diri karon sa lugar nga wala mo. Char, gusto lang nako. Ay. So, mayong hapon sa tanan, nami sa lugar nga wala mo. Nga bitaw nami diri karon sa place nga nearby or it is in the beach. Wala sa plano, no? Just to breath fresh air. Time check, it is 5 o'clock. Yes, 5 p.m. in the afternoon. So here, Chicho is also with us. And Chatty. And people are enjoying swimming. The weather is so nice. Ah, there's a boat. No. So today we're exploring a new place in Philippines. It's called Soriano Beach or Palisade Beach or Talisade Beach. They have a lot of names. So yeah, there is, because we see the birds that they hit this, the nuts. Because there is the birds that they have them, their beak for it, this kind of nuts. And yeah, there is a very nice beach. You see, there is also boats. You see the goat. And there is the village of fishermen that they go every day for find a good fish, but it's also good for run, train, swim. It's very nice also for take picture. So now Dimple, she want to take the picture. So qua c'è un moletto, adesso parlo in italiano, che comunque una parte dei nostri iscritti vengono all'Italia, che è il nostro canale internazionale, quindi ci sono questi uccellini che hanno il becco proprio per mangiare le noci, perché qua quest'albero qua è una noce particolare di queste parti. Quindi ci sono gli uccellini che hanno il becco che si capisce da quello che mangiano le noci da quest'albero. Si chiamano chestnuts munia e quindi possiamo vedere le noci. Qua ci sono proprio le noci. Però va bene anche per passeggiare questo posto, quindi si possono raccogliere le noci. E c'è un piccolo villaggio di pescatori e ci sono le caprette che fanno il latte. E poi si vede la montagna, il Monte Apo, con tutte le noci di cocco, che comunque va benissimo per passare delle serate e per respirare un po' di aria buona. Guardate che poi sì, grazie per i commenti che ci state dicendo. Beato te che sei in spiaggia, perché voi ci avete la neve. Ma sapete com'è, quando vedete la spiaggia tutto l'anno poi quasi vi manca la neve. Quindi questo qui è una specie di molo fatto tutto con le rocce del posto che l'hanno raccolte, che è diventata una zona panoramica dove si fanno le foto.
Quindi Dimple è felicissima perché adesso facciamo un po' di foto e possiamo vedere le tipiche imbarcazioni lì. Là c'è la compagnia del Lulio, si vede la montagna, c'è una compagnia petrolifera qua vicino, perché comunque è una zona abbastanza dove si lavora, diciamo ricca. Ci sono varie compagnie, c'è la compagnia delle patatine fritte, la compagnia delle banane e la compagnia del Lulio, tutto è vicino, e anche la Coca-Cola. Allora, qua siamo in un capo praticamente in Filippine, bello, perché qua si può vedere che comunque c'è anche un posto che va bene per i turisti, anche questo tipo di spiagge, però è che sono un po' nascosti, diciamo l'accesso è un pochettino un po' nascosto, però meglio così, così non c'è troppa gente, perché è una bella spiaggia qua. Come potete vedere si vede il golfo e si può arrivare sino all'infondo. Sarà 2 chilometri qua, no, nemmeno 1 chilometro, e poi dall'altra parte saranno 300 metri. C'è la compagnia del Lulio fino a lì e si vede anche la montagna. Va bene anche a passare la serata al fresco qua. Ci vedrei un bel baretto qua a berci una Coca-Cola. Mi ricorda il moletto che c'è vicino a casa mia. Il moletto. Da oggi si chiama il moletto. Le caprette, ci sono anche le cose. Noci di cocco e le noci di qua. Come, how you call the nutmeg? Talisai. Le chiamano talisai queste. Sono delle ottime noci. Tutti gli uccellini vengono qua, quindi la loro casa è qua. Sì, sì. Sembrano le noci brasiliane. Si assomiglia. Like Brazilian. Brazilian tree. Talisai they call. They look like the Brazilian. Brazilian nuts. Comunque questi posti sono bellissimi e danno proprio quella impressione di Hawaii, sembrano le Hawaii, le Filippine. Anche questa cosa qua che vedete, le noci di cocco. Sembrano proprio le Hawaii.
quindi qua c'è un altro accesso che è più, ecco, un altro albero, che comunque qua la foresta è veramente florida, è piena di frutti. Chestnut proprio. Ah, ecco perché questi uccellini c'hanno il becco, perché proprio c'è l'albero. È proprio florida, si capisce che se coltivate qua potete piantare tutte le piante da frutto. Ottimo cibo. Very nice to eat. To explore. Che bello. Ah, dice che qua ci sono tesori. Praticamente i giapponesi qua nascondevano i loro tesori. Quindi se uno qua viene col metal detector magari trova il tesoro, però è pericoloso, perché dice che nei tesori ci mettono il veleno o ci mettono la dinamite. Cioè, quindi devi, ci sono dei segnali nei tesori se c'è il veleno, e quindi se non sapete i segnali è pericoloso, dovete riconoscere i geroglifici, perché fanno le mappe col geroglifico. Quindi è un bel posto. E adesso, cioè, vi stiamo portando in posti incredibili, quindi ci meritiamo almeno 20.000 iscritti, almeno 20.000. Vero? We deserve 20.000. Yes. We deserve 20.000, because now we are going 10.000. Mi dicevi, ciao. Aia. So, if you like our video, subscribe, thumb up, click the bell, and watch all the videos of the beach here. Suggestion, in Chile. If they watch video that they like. Yes. Also ask to us suggestion for the video that you want to see. Because we are very happy to do new video. In Jesus' name. So thank you so much. See you next video. Ciao, ciao.